Allora, ecco molto brevemente cosa bisogna fare per riuscire ad accedere alla propria casella email fornita dall'istituto. Si apre un browser web, può essere Firefox ad esempio, qualcuno usa Chrome, qualcuno usa Edge, qualcuno usa Opera, usate ciò che volete. Si va a cliccare su Gmail e si effettua l'accesso con le credenziali che vi sono state fornite. Uso un account di esempio. Facciamo finta che ci sia un docente chiamato Rossi Mario. Clicco avanti, mi verrà chiesto di inserire la password e al primo accesso dovrò modificarla con una password non fornita dalla segreteria, ma una mia password che sceglierò a piacere. Se vi è più facile, si può andare all'indirizzo posta.iciloria.it. Non cambia assolutamente nulla, l'unica differenza è che vi basta scrivere docente, il vostro cognome, in questo caso Rossi, e il nome, il dominio chiocciolecciloria.it è già selezionato. Al primo accesso ecco quello che succede. Docente, il cognome e il nome. In mezzo ci sono dei punti. Clicco su Avanti. La prima volta che entrerete dovrete accettare le condizioni di utilizzo del servizio Gmail. Cliccate su Accetta. Vi verrà chiesto di cambiare la vostra password. Trovatene una che sia lunga almeno 8 caratteri, non sia riconducibile a voi, ad esempio non contenga il vostro cognome, il vostro nome, vostre date di nascita. È importante che abbia almeno una lettera maiuscola, un carattere minuscolo, un numero e un segno di punteggiatura. Dovete inserirla due volte e deve essere uguale. Ecco fatto. Vedrete una breve presentazione. Potrete scegliere in che modo visualizzare le email che arriveranno. E questa è la vostra nuova casella di posta. Se dovete leggere un'email, cliccate sopra. Avete vari pulsanti qui. Se non sapete a cosa servano, vi fermate con il mouse, Tichetta vi spiegherà quello che c'è da fare. Potete utilizzare anche la spunta per compiere varie operazioni. Per scrivere un'email si clicca sul pulsantone Scrivi, si mette un destinatario dovete inserire degli allegati, mi raccomando, la graffetta. Potete modificare l'email inserendo faccine, file dal vostro drive, caricare delle immagini o delle foto, modificare i caratteri. Vedete
la formattazione in pratica. Una volta che avete fatto, si clicca invia e siete a posto. Mi raccomando, è un'email che vi viene fornita dall'istituto, non deve essere utilizzata per iscriversi a siti che non hanno nulla a che fare con la scuola. Cercate di utilizzare queste email in modo coscienzioso. Per uscire, in alto a destra, esci. Mi raccomando, effettuare sempre il logout.